Grande successo per il primo dei due appuntamenti delle Fonti Awards, tenutosi lunedì 13 novembre 2017 nella prestigiosa location di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, con il patrocinio della Commissione Europea. L'evento ha registrato il sold out con oltre 50 studi legali e 30 tra imprese, compagnie assicurative e società finanziarie, presenti alla manifestazione del riconoscimento delle eccellenze italiane per antonomasia. Premio Boutique di eccellenza dell'anno diritto amministrativo dell'ambiente. Il premio viene assegnato allo studio legale Colombo per essere scene di giubilo, per essere un team o che ha segnato l'Italia oppure per un team di giovani professionisti che mostrano passione, innovatività e altissima qualità nel lavoro svolto, coniugate ad elevate competenze specifiche in materia ambientale, per una gamma di competenze integrate in grado di fornire assistenza sui vari profili delle attività a regolamentazione pubblica. Lo studio legale Colombo, boutique di eccellenza dell'anno diritto amministrativo dell'ambiente. Complimenti, 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 grazie a voi. Buonasera, complimenti. Buonasera. Venite un po' più avanti, se no, ecco. Venite un po' più avanti, se no rimanete in ombra. Oh! Complimenti allo studio legale Colombo. Alle Fonti Awards 2017 lo studio legale Colombo ha ottenuto un importante riconoscimento quale boutique di eccellenza dell'anno nel diritto amministrativo dell'ambiente. Siamo in presenza dell'avvocato Colombo, al quale chiedo un commento per questo importante riconoscimento. Buonasera innanzitutto, parlo a nome personale e di tutto lo studio. Siamo ovviamente felicissimi di questo riconoscimento, che consideriamo un premio per l'attività svolta sinora, ma soprattutto uno stimolo per continuare in futuro ad impegnarci e a proseguire nell'assistenza dei nostri clienti con la dedizione che sino ad oggi ci ha permesso di essere qui e di parlare con lei e con voi. Sono sicuramente emozionato, non lo nascondo, perché, ripeto, a mio avviso è un importante punto di partenza e non di arrivo nello sviluppo della nostra professione, e che affrontiamo in un modo davvero, credo, molto particolare e dedicato a 360 gradi all'attenzione alle esigenze del cliente e al perseguimento di quelli che sono gli obiettivi primari sia dei privati ma soprattutto delle aziende nel campo in cui noi in particolar modo versiamo, che è quello dell'assistenza amministrativa e penale in ambito ambientale. Ecco, un po' mi ha anticipato l'altra domanda, ovvero quali sono i punti di forza del suo studio legale e quanto è importante il suo team nel suo lavoro. I punti di forza sono una specie di ossessione quasi maniacale nella verifica documentale e anche nel raffronto e nel confronto con il cliente per individuare sempre la miglior strategia, che non è mai uguale, anzi è sempre diversa, perché ogni caso merita e richiede un'attenzione e un pensiero particolare al modo in cui affrontarlo per cercare di risolverlo. E sicuramente io reputo fondamentale, non sarei qui a parlare con lei se non avessi un gruppo di preziosissimi amici, colleghi e collaboratori con i quali condividiamo tutto, dall'impegno professionale alle baggianate, se mi permette il termine, e magari a qualche momento di divertimento e di follia, così, di rilassatezza. Senza team io penso che oggi come oggi sia impossibile improntare una forma di assistenza efficace nei confronti della clientela.
Parliamo della riforma sui reati ambientali, la legge 68 del 2015 di cui si è parlato tanto, che introduce 5 nuove fattispecie di crimine. Ecco, in che modo le imprese, soprattutto quelle che per la natura della loro attività sono più esposte, possono tutelarsi da questo particolare reato, il reato ambientale? Sì, la tematica è molto complessa, non credo che sia questa insomma, la sede per sviscerarla o cercare di sviscerarla completamente. Io penso sia opportuno, ecco, così a volo d'uccello, dire che dar conto che questa legge, appunto la 68 del 2015, riprende sostanzialmente, quantomeno nei contenuti di massima, la direttiva europea del 2009, con un ritardo tipico del legislatore italiano nella presa d'atto di situazioni extra italiane e in particolare comunitarie, che invece sono oggi fondamentali nella gestione dei rapporti giuridici. E l'aspetto più importante è quello che la legge trasforma sostanzialmente tutte quelle che prima erano gli illeciti in materia ambientale, che erano configurati, costruiti come illeciti di condotta, in violazioni di evento, cioè collega la sanzione al verificarsi di un determinato evento, l'omessa bonifica piuttosto che la contaminazione ambientale, piuttosto che... E questo è, a mio avviso, un fatto positivo, perché ancora la responsabilità non tanto ad una posizione formale ma a un evento concreto e sostanziale, e quindi agevola sicuramente l'attività di prevenzione da parte delle imprese, delle aziende, che oggi più che mai è importante e fondamentale, posto che la 68 del 2015 ha anche modificato la 231 del 2007, introducendo proprio le fattispecie, perché ha introdotto proprio un titolo, il titolo quinto al codice penale, prevedendo che la violazione della normativa penale ambientale sia fonte di responsabilità anche per l'ente. Come le imprese possono apprestarsi per evitare la contestazione o, in caso di contestazione, superarla? Sicuramente, a mio avviso, adottando modelli di comportamento ai sensi della legge 231 particolarmente stringenti e dedicati al settore ambientale, ma altrettanto sicuramente operando sia a livello amministrativo che nell'ambito poi giudiziario, per conseguire il ristoro del danno provocato, oppure addirittura per ripristinare la situazione ante atta, antecedente al reato. A noi è successo ripetute volte, sia insomma, a tutte le latitudini italiane, perché abbiamo seguito delle aziende in Sicilia per delle contaminazioni d'amianto, così come invece delle aziende nel nord Italia per delle problematiche diverse sempre a livello ambientale. Ci siamo accorti che sovente l'aspetto amministrativo, cioè riuscire a convincere l'ente pubblico della bontà del progetto che l'azienda sta andando ad adottare o ad apprestare per risolvere il problema, è assolutamente fondamentale. Anche perché, e concludo sul punto, un'altra importante e gravosa per certi versi forma di responsabilità per le imprese, introdotta dalla 68 del 2015, è la confisca, cioè è prevista obbligatoriamente la confisca o la confisca per equivalente nel caso in cui chi ha provocato un danno a livello ambientale non si adopera per ripristinare la situazione antecedente a questo danno. Quindi è fondamentale il rapporto con le istituzioni, ed è fondamentale anche, diciamo, sviluppare questa cultura e questa sensibilità a livello delle imprese, perché sovente è la scelta e la mossa vincente per risolvere il problema e per portare a casa, anche nell'ottica penale, una soluzione che altrimenti sarebbe difficilmente conseguibile.